Un pomeriggio di sport equestre, dopo una settimana internazionale importante, siamo ad Arezzo, siamo in Toscana, e qui con noi il presidente del Comitato Regionale FISE Toscana, Massimo Petaccia. Massimo, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Massimo, un'iniziativa, quella di Lob Consulting, interessante, divertente, ma comunque in un quadro come quello dell'Arezzo Equestrian Center, devo dire, sempre ineccepibile. Che cosa ne pensi di queste gare organizzate all'interno di un contesto del genere? Queste sono gare importantissime, anche perché parlando con i cavalieri, i ragazzi che hanno partecipato, di cui i pony erano tutti toscani, ho visto gioia, divertimento, partecipazione, tutti chiedono se si ripeterà, quindi la location è ottima, l'organizzazione è stata splendida, i ragazzi sono divertiti, finalmente hanno fatto anche una gara dove l'agonismo era sport puro a prescindere dai risultati, e quindi è stata una bella manifestazione di sport in tutti i sensi. Devo dire che tutti i ragazzi giovani, come diceva giustamente Massimo, con i loro pony arrivano tutti da scuole e centri ippici toscani, sono arrivati qui non carichi, stradivertiti. Li abbiamo intervistati al termine della gara, insomma è andato tutto molto bene e non vedono l'ora di tornare, Massimo. Non vedono l'ora di tornare ed erano carichi anche se venivano da altri impegni, perché alcuni di questi hanno partecipato alle Ponie delle gare più alte, ovviamente, dove sapete tutti che la Toscana è la regione più medagliata d'Italia, quindi abbiamo vinto per la seconda volta la Coppa Challenge con un grande successo, quindi per dal punto di vista tecnico e di sviluppo dello sport di base in Toscana. E questi ragazzi, pur venendo da una fatica, perché lunga e faticosa la Pornate, sono tutti molto volentieri, hanno dato tutti gli stessi, avete visto, perché hanno partecipato col cuore e con l'anima a questo percorso, a questa manifestazione. Quindi bellissima cosa, speriamo di poterla ripetere e di ripeterla in luoghi come questo, che sono diventati il punto di riferimento per i cavalli, per il cavallo e il mondo dell'educazione. Allora un in bocca al lupo, Massimo, buon lavoro e buona continuazione, sperando presto di ritornare in un contesto come questo a divertirci a vedere una gara così. Sicuramente a presto, grazie di tutto e in bocca al lupo, cari lupo. Grazie.